prima lezione è una lezione un po' statica, tra virgolette, nel senso che l'obiettivo è quello un po' di illustrarvi in quale contesto ci stiamo muovendo. Quindi inizieremo a fare cosa? Inizieremo praticamente a vedere cosa si intende, diciamo, per progettazione europea. Andremo quindi vi farò una panoramica di quelle che sono le istituzioni europee che riguardano il nostro ambito, quindi quello del finanziamenti europei. Andrò a fornirvi alcuni dettagli sul bilancio europeo e sulle fonti informative. Questo primo modulo si concluderà con un semplice test, molto semplice devo dire, e che vi aiuterà appunto a mettere più in chiaro le illustrazioni che vi ho fatto durante la lezione. La prima cosa, diciamo, che bisogna assolutamente tenere presente è che dobbiamo elaborare, quindi scrivere e confezionare dei progetti che poi devono comunque piacere a dei valutatori, in questo caso valutatori europei, che si muovono in un contesto molto preciso, con determinate regole che poi andremo comunque a vedere di volta in volta. Queste regole devono essere molto chiare e devono esservi molto, molto presenti prima di andare a presentare un progetto. In Italia, i progetti europei o comunque la progettazione europea è qualcosa che soprattutto nell'ultimo periodo sta prendendo piede e in particolare tantissimi enti, ma anche piccole associazioni si stanno muovendo in questo contesto europeo e non presentando appunto progetti perché appunto hanno la necessità che questi progetti poi vengano finanziati. E spesso e volentieri però cosa succede? Che ci si butta un po' nella progettazione senza aver chiaro quale sia appunto il contesto nel quale appunto stiamo andando a chiedere il finanziamento. Perché la prima cosa, diciamo, che è opportuno avere ben presente è andare a capire, soprattutto quando ci muoviamo nell'ambito europeo, quali sono le politiche europee all'interno delle quali noi andremo a presentare il nostro progetto. E nel nostro caso, quindi, che è poi l'oggetto di questa prima lezione, quali sono le fonti di bilancio che poi vanno a finanziare i nostri progetti? In quanto quando presentiamo un progetto, questo progetto deve piacere, come ho detto prima, alla Commissione, in questo caso alla Commissione europea, che poi va a valutare i valutatori della Commissione, che poi vanno a valutare i nostri progetti. E ovviamente la Commissione europea e l'Unione Europea ha un suo bilancio che non è disponibile a tutti gli enti e quindi ci sono dei criteri che quando presentiamo questo progetto devono essere osservati. Quindi la prima cosa da fare, a mio avviso, è sicuramente quella di andare un po' ad indagare come è composto appunto il bilancio dell'Unione Europea. Non entreremo ovviamente nei particolari del bilancio perché ovviamente non dobbiamo diventare degli esperti di bilancio europeo, ma è importante appunto che capiamo come è strutturato, perché questo ci aiuta poi per andare ad indagare su quelle che sono poi le rubriche di bilancio entro le quali andremo a incanalare il nostro progetto per chiedere poi il finanziamento. Il primo concetto che deve essere molto chiaro a tutti è che ci stiamo muovendo in un contesto in cui quindi stiamo presentando un progetto che deve essere valutato e il nostro valutatore con il quale noi entriamo in contatto
È un valutatore che risponde a dei criteri che l'Unione Europea ha impartito e soprattutto corrisponde, quindi finanzia questi progetti sulla base di un bilancio che a sua volta ha determinate specifiche. Quindi la prima cosa da fare quando una persona si cimenta nella stesura di un progetto è quello di porsi una domanda, cioè io sto scrivendo un progetto che poi deve comunque piacere alla Commissione europea e quindi non rispondo soltanto ovviamente a una mia esigenza, ma devo fare in modo che questo mio progetto rientri in quelli che sono le politiche e comunque il bilancio dell'Unione Europea. Altrimenti mi troverò a scrivere un progetto, potrà essere super bello e super perfetto, però dall'altra parte non verrà finanziato. Prima tra tutti perché non ci sono delle fonti di bilancio in grado di finanziarlo. Quindi l'Europa consta di 27 paesi. 27 paesi che appunto la compongono, perché è importante, diciamo, partire da questa cartina geografica? Perché la cartina geografica ci aiuta a comprendere quelli che sono gli stati con i quali io posso confezionare il mio progetto, anzi, devo confezionare il mio progetto europeo. Quando presento un progetto all'Unione Europea, non posso presentarlo io come associazione Pinco Pallo e basta, ma ovviamente il mio progetto deve essere condiviso con altri stati europei. L'Unione Europea è formata da questi paesi con i quali io devo trovare delle alleanze per far sì che questo mio progetto venga finanziato. E ovviamente attraverso queste mie alleanze il mio progetto deve arrivare a che cosa? Deve arrivare a colpire, anche avere delle ripercussioni non soltanto sul mio piccolo territorio, ma soprattutto ripercussioni su questi 446 milioni di abitanti. Ovviamente non andremo ad appagarli tutti, però ovviamente il concetto, diciamo, che sta alla base di quando scriviamo un progetto è innanzitutto, come vi ho detto prima, mi sto muovendo bene, ci sono, diciamo, delle fonti finanziarie che possono supportarmi, cominciando dal bilancio dell'Unione Europea. Dall'altra parte muovendomi bene, quindi trovando delle fonti all'interno del bilancio, a quali paesi posso chiedere di partecipare insieme a me a questo progetto? E questi paesi sono quelli che vi sto appunto illustrando in questa cartina. Poi ci sono dei paesi candidati che l'Unione Europea, attraverso i suoi bandi comunque, accetta che partecipino ai finanziamenti. Sono pa i paesi candidati, li potete leggere lì sotto, ma perché vuole? Perché praticamente vuole che partecipino, perché vuole che comunque inizino a cimentarsi con quella che è la progettazione europea e quindi è sempre buona cosa quando il bando, e poi lo vedremo, lo contempla, che i paesi candidati diventino partner di quello che è il mio progetto. Perché comunque attraverso, diciamo, questo partenariato, l'Albania, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Serbia e la Turchia possono ovviamente avvicinarsi a quelle che sono le politiche europee. Quindi questo è un bel modo che normalmente il valutatore premia quando si scrive un progetto europeo e quando, ripeto, il bando contempla di fare ciò. Entriamo, diciamo, in quello che è il bilancio dell'Unione Europea. Bilancio dell'Unione Europea che è redatto come viene redatto il nostro normalmente il bilancio, diciamo, dell'amministrazione o del nostro governo. Cioè il bilancio dell'Unione Europea è redatto infatti in termini di competenza e in termini di cassa, quindi la competenza fissa quello che è, diciamo, l'ammontare delle spese che l'Unione Europea intende affrontare in un periodo di riferimento e la competenza e la scusate, la cassa invece calcola quelli che sono i pagamenti, no? Quello che verrà
essenzialmente pagato. Intanto premetto che vabbè, il dato che viene riportato in questo grafico purtroppo non ho trovato di attuali, però diciamo, ve lo racconto a voce. Nel 2019 il bilancio dell'Unione Europea vale all'incirca 165 miliardi di euro, è cresciuto intorno al 3%, cioè un più 3% rispetto al bilancio del 2019. E il bilancio dell'Unione Europea quanto dura? Dura 7 anni, quindi con questo, diciamo, nostro ciclo di lezione ci stiamo avvicinando alla chiusura di quello che è il bilancio che appunto sta terminando i suoi 7 anni di vita. E infatti vedremo che la Commissione sta già elaborando il nuovo bilancio per il prossimo settennio. Infatti andremo a vedere quali sono, diciamo, le rubriche sulle quali andrà a cimentarsi il nuovo bilancio e qual è l'iter di approvazione. L'iter è praticamente parte, diciamo, dalla Commissione europea che fa la sua proposta, poi di seguito viene approvato dal Consiglio dell'Unione europea, che è quell'istituzione in cui siedono i capi di governo dei Paesi membri. E poi ovviamente dal Parlamento europeo che viene eletto da noi cittadini dell'Unione europea. In questo grafico cosa vedete? Vedete le fonti, diciamo, del bilancio. Il bilancio dell'Unione europea è fondato fondamentalmente da due fonti, dalle risorse proprie dell'Unione europea. L'Unione europea come si finanzia? Si finanzia attraverso dei dazi che impone alla frontiera dell'Unione Europea, da una tassa sullo zucchero e da una piccola parte dell'IVA. E poi da che cosa viene finanziato? Ovviamente viene finanziato dai contributi che vengono versati, che vengono devoluti dai Paesi membri attraverso il gettito fiscale nazionale, che è dei Paesi membri e che viene devoluto in base e in proporzione al reddito nazionale lordo dei singoli paesi. Come si muove il bilancio? Prima vi ho detto che è importante che quando si scrive un progetto si abbia ben presente l'Unione Europea su quali linee si sta muovendo e su cosa che ci interessa. Non ci interessa tanto andare, diciamo, ad esaminare le entrate, ovviamente, quanto le spese che l'Unione Europea intende fare. Le spese nel bilancio, che adesso, come vi ho detto prima, si sta chiudendo, miravano, diciamo, soprattutto su alcune tematiche particolari. La prima tra tutti è sicuramente sulla crescita, la crescita smart ed inclusiva, che è, diciamo, la fonte su cui l'Unione Europea nel settennio precedente ha puntato, ma ancor di più ha puntato sulla crescita, quella sostenibile e delle risorse naturali. Infatti è proprio sulla crescita sostenibile, sulle risorse naturali, in cui il bilancio europeo, comunque l'Unione Europea, ha impostato più risorse. Dopodiché, diciamo, le altre rubriche di bilancio interessanti sono la sicurezza e la cittadinanza, l'Europa globale, l'amministrazione e poi gli investimenti speciali. Questo praticamente è un altro grafico che ci fa vedere appunto il quadro finanziario per le rubriche, che è più o meno quello che vi ho spiegato ora. E aggiunge, diciamo, una parte importante che è quella legata alla coesione economica e alla competitività per la crescita e l'occupazione. Di queste cose, cioè di questi temi, andremo ad occuparci successivamente negli altri moduli, ma inizio, diciamo, a dirvi che sono comunque sia la competitività che la coesione economica due tematiche, quindi due rubriche di bilancio piuttosto corpose e che riguardano in particolare la politica, appunto, di coesione, che ha delle ripercussioni dirette sulle regioni e quindi sugli stati membri.
Mentre possiamo dire che la crescita sostenibile, la sicurezza, l'Europa globale, comunque sono tematiche che riguardano sempre, diciamo, ovviamente, hanno ripercussioni ovviamente anche sull'aspetto, diciamo, della politica di coesione, ma hanno un impatto più diretto su quei progetti, su quei programmi che poi l'Unione Europea finanzia direttamente. La coesione, la competitività riguardano soprattutto, e qui inizio a diciamo, a citarvi una parola che sentirete sempre più spesso, diciamo, citata dalla sottoscritta, che dovete comunque assolutamente imparare, quindi su finanziamenti che sono indiretti. Che poi andrò a illustrarvi nello specifico. Vedete che è una bella fetta, comunque interessa appunto questa coesione e la competitività di cui ci occuperemo ovviamente non oggi. Questo grafico serve appunto per illustrarvi come si sta muovendo, come detto prima, il bilancio dell'Unione Europea e quindi su quali rubriche l'Unione Europea sta investendo i suoi soldi. Queste sono le spese appunto che hanno riguardato l'Unione Europea nel 2019, che ancora una volta, come potete vedere, la maggior parte delle spese hanno riguardato la crescita inclusiva e smart, seguito appunto dalla crescita sostenibile. E poi le altre rubriche invece vedete che hanno una percentuale più bassa come spese che l'Unione Europea ha affrontato, proprio perché soprattutto sulla crescita inclusiva e smart l'Unione Europea ha puntato nel 2019 e infatti, i finanziamenti, i progetti nel 2019 sono stati proprio soprattutto in questo ambito. Quali sono, diciamo, gli strumenti del bilancio? Sono praticamente quelli che vedete citati appunto nella slide, quindi sono i fondi. Fondi strutturali ed investimento. Poi questo vi citavo prima che la Commissione europea, scusate, l'Unione europea sta terminando, diciamo, questo settennio di bilancio e se ne sta aprendo un altro, quindi un nuovo scenario, un nuovo quadro finanziario. E questo quadro finanziario, cosa farà? Questo quadro finanziario fa sì che porta, diciamo, ha portato la Commissione europea a presentare una nuova proposta di bilancio europeo per il periodo 2021-2027 e che vede soprattutto dei finanziamenti molto particolari rivolti soprattutto alle politiche di coesione e alla politica agricola. E il budget, diciamo, che viene proposto, mi sono dimenticata di dirvi che ovviamente, questo sicuramente lo sapete, il Regno Unito quindi ha lasciato l'Unione Europea a partire dal 29 marzo del 2019 ed è un budget proposto che andrà praticamente, che avrà un impatto pari all'1% sul reddito nazionale lordo. E quindi la Commissione europea ha dovuto ovviamente rivedere lo stanziamento di bilancio, quindi i miliardi stanziati sul nuovo settennio, alla luce appunto dell'uscita della Gran Bretagna. Come dicevo prima, la volontà dell'Unione Europea è quella di lavorare sulla politica di coesione, quindi con un fondo attraverso, diciamo, tre tipologie di fondi che poi andremo successivamente a capire come funzionano. Adesso ve li cito soltanto, che sono appunto il fondo di coesione, il fondo europeo di sviluppo regionale e il fondo sociale europeo. E infatti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale la Commissione Europea intende assegnare 226 miliardi di euro
L'Italia invece potrà, se così stanno le cose, poi non cambieranno, a avere a disposizione sul fondo di coesione all'incirca 46 miliardi di euro. Badate bene che l'Italia, diciamo, sta un po' pagando soprattutto il fatto che, per quanto riguarda questi fondi, sta un po' pagando il fatto che i fondi che gli sono stati attribuiti nel settennio precedente non del tutto sono stati spesi. Quindi, ovviamente, quando si tratta di riprogrammare i fondi per il prossimo settennio, la Commissione europea cosa fa? Tiene conto di cosa hanno fatto gli stati, ovviamente, se i fondi che sono stati a loro destinati sono stati spesi oppure no. Comunque, più o meno gli stanziamenti dovrebbero essere questi, quindi intorno ai 46 miliardi di euro dovrebbero comunque arrivare. Dopodiché, un altro fondo sul quale, diciamo, la Commissione europea e l'Unione europea andrà sicuramente a posizionare budget piuttosto sostanzioso è quello sempre all'interno della politica di coesione legato al Fondo Sociale Europeo. Fondo Sociale Europeo che è soprattutto a quello che è la garanzia giovani. La garanzia giovani perché uno, diciamo, dei pilastri su cui la Commissione vuole puntare è sicuramente l'occupazione giovanile. Se sappiamo che sul Fondo di coesione e comunque su queste tematiche che riguardano il lavoro giovanile, l'occupazione giovanile, piuttosto che lo sviluppo economico regionale, sono temi, diciamo, che stanno a cuore alla Commissione, sulla quale andranno stanziati questi soldi. È importante comunque cominciare a pensare che nel prossimo settennio i nostri progetti devono comunque vertere su questi temi. E voi direte: sì, però io mi sto muovendo in un ambito culturale, come faccio cioè cosa c'entra, diciamo, l'occupazione giovanile? Vedremo che l'occupazione giovanile invece c'entra, perché comunque, come vi ho detto prima, la cultura è una tematica trasversale, l'occupazione comunque può rientrare, seppur non direttamente, in un progetto che possiamo scrivere e quindi presentare all'Unione Europea, e quindi non è vero che non c'entra nulla. È importante comunque capire che nel nostro progetto non possiamo fare a meno di tener conto di quelli che sono questi stanziamenti che l'Unione Europea sta facendo nel prossimo settennio. Per questo comunque io ve lo sto raccontando, ovviamente. La Commissione Europea andrà a stanziare i suoi. Intende, diciamo, intende investire, comunque intende sostenere, e sono praticamente soprattutto l'innovazione e l'agenda digitale. Quindi stiamo parlando non più di politica di coesione, ma di finanziamenti diretti che l'Unione Europea andrà a sostenere, quindi l'innovazione, agenda digitale. Poi le risorse naturali e l'ambiente, quindi con un programma che poi vedremo, cioè vi citerò, che si chiama LIFE, non so, forse ne avete anche sentito parlare. E poi si intende anche creare un programma di sostegno alle riforme, quindi alle riforme nazionali, che è un programma che vuole essere complementare a quelli che sono i fondi strutturali. Il quadro finanziario, diciamo, che si sta svolgendo al termine, li abbiamo visti un po' anche prima nel grafico precedente. Nel quadro finanziario abbiamo visto appunto che l'investimento più importante è legato appunto alla crescita intelligente ed inclusiva, sulla quale appunto, che detta così non dice niente, che però dobbiamo sempre legare, diciamo, quelli che sono poi i programmi che la Commissione va a elaborare, che sono programmi appunto che sono sempre legati alla crescita legata sia alle aziende che agli enti che a noi cittadini. E poi un altro tema sicuramente fondamentale è la crescita sostenibile e le risorse naturali, quindi. Dopodiché segue, diciamo, un'altra
un altro pilastro dell'Unione Europea che è la sicurezza e la cittadinanza, quindi tutto quello che ha a che fare con la sicurezza, quindi con scambi che riguardano soprattutto formazione, scambi tra forze di polizia e non solo, e la cittadinanza che riguarda soprattutto la tematica legata all'immigrazione, ma non solo. Cittadinanza anche legata, diciamo, alla cittadinanza europea, quindi all'avvicinamento dei cittadini a quella che è l'Unione Europea. Ruolo mondiale dell'Europa è invece un altro, diciamo, pilastro, diciamo, del quadro che si sta concludendo, che poi ritroveremo sicuramente in quello nel nuovo settennio, e che riguarda la cooperazione dell'Unione Europea con tutti quei paesi che non fanno parte dell'Unione Europea, quindi con l'Asia, con l'America, con l'Africa, con l'Australia. Ci sono dei programmi specifici che vanno proprio a finanziare questa cooperazione, che sono abbastanza anche così dal punto di vista, diciamo, finanziario, e sul quali la Commissione comunque pone cioè, o comunque il bilancio ha stanziato diversi fondi. Ecco, questo è quello che troverete, questo documento lo troverete come allegato alla lezione odierna. A parte le entrate che non ci interessano, quello che vi interessa andare a vedere quando sfogliate il bilancio è sicuramente l'aspetto che riguarda gli articoli della spesa, ovviamente, su cui poi andrete a trovare o comunque a capire quanti soldi appunto vengono stanziati per quelle determinate rubriche che abbiamo visto prima. Vedete qui, ad esempio, completamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo 1, vi fa vedere. Cioè, cita praticamente quanti soldi vengono finanziati per i programmi, per i singoli programmi, e quindi quando si scrive un progetto è buona cosa andare a fare che cosa? Andare a capire all'interno, cioè sfogliarsi praticamente il bilancio e andare a capire quanto viene stanziato e quanto è in modo tale da capire se effettivamente c'è la possibilità di presentare un progetto in quella determinata rubrica oppure quella determinata voce oppure no, perché è ovvio che se io sfogliando il bilancio mi rendo conto che non ci sono comunque delle voci di bilancio stanziati, è ovvio che è inutile che mi metto a presentare un progetto specifico. Questa voce qui, 15027728, riguarda che cosa? Un'azione preparatoria legata allo sport. Sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati. Questo mi aiuta a capire, prima ancora di scrivere un progetto, se io mi sfoglio, diciamo, il bilancio come sto facendo io, cioè ovviamente fermandomi un po' di più e ragionandoci, e ancora non ho scritto nulla, però mi devo far venire delle idee su che cosa voglio andare a scrivere nel mio progetto. Cosa faccio? Guardo nel bilancio quanto è stato stanziato. Ok, questo è il bilancio degli eventi, quindi vedo quanto stanziamento c'è, quanto impegno la Commissione europea ha su questa voce, su questa azione preparatoria. E prima ancora che verrà pubblicato un bando che mi permette poi di presentare il mio progetto, so che su questa azione preparatoria, quindi lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati, ho la possibilità di presentare un progetto, perché questo progetto comunque io so che la Commissione prima o poi pubblicherà un bando e quindi ci sarà la possibilità di presentare il mio progetto. Non sto buttandomi nel mare e senza avere la possibilità poi di stare a galla, perché qui ci sono degli impegni. Quindi il mio consiglio è proprio quello, ancora prima, diciamo, di scrivere il progetto, di andare a vedere all'interno del bilancio quali sono le voci di bilancio, quelli che sono, diciamo, gli impegni della Commissione sull'anno.
Nel nostro caso, quello che troverete appunto come materiale è sicuramente il bilancio, il quadro di bilancio del prossimo settennio, perché ovviamente quello che dovrete fare è quello di ragionare volti, diciamo, quello che è il nuovo quadro finanziario. Quindi cominciare a sfogliarlo per capire gli impegni dell'Unione Europea quali sono, cioè della Commissione Europea quali sono. E su cosa, diciamo, si sta muovendo, si muoverà. Vedete, ad esempio, il capitolo 15.03 riguarda che cosa? Orizzonte 2020, ora è il programma Horizon, che sicuramente avrete sentito, e anche qui nel programma Horizon cosa troviamo nel bilancio? Troviamo ovviamente quelli che sono gli impegni che riguardano il 2020. Come si fa, diciamo, a trovare il bilancio dell'Unione Europea? Adesso vi faccio vedere cosa bisogna fare. Io non so, forse molti di voi già lo sanno fare, nel senso che hanno dimestichezza con il sito dell'Unione Europea, però io comunque mi soffermerò brevemente per farvi capire come è fatto, diciamo, questo sito. Questo è il sito dell'Unione Europea ed è il sito praticamente dal quale possiamo partire per capire che cosa, per andare a trovare quello che è le nostre pagine, no? È diviso appunto per sezioni che riguardano appunto le informazioni sull'Unione Europea, quindi l'Unione Europea ci dà un po' di numeri, di cifre, i paesi che vi aderiscono e quant'altro. Dopodiché ci parla di quelle che sono le istituzioni e gli organi. E poi qui abbiamo le tematiche che adesso andremo ad approfondire parlando di che cosa? Della Commissione Europea, che è quella che più ovviamente ci interessa, occupandoci appunto di europrogettazione. Dopodiché è interessante anche l'aspetto legato al vivere, a muoversi, diciamo, all'interno dell'Unione Europea, al fare imprese. È sicuramente molto interessante perché ci aiuta a capire cosa si può fare, cosa non. E si trovano tante informazioni molto, molto utili. Allora, prima ancora diciamo di entrare in quello che è la Commissione Europea, volevo un attimino farvi vedere, qui diciamo trovate le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea e ovviamente da qui entrate in Commissione Europea. Qui vi dà praticamente vi dà delle indicazioni il sito su che cos'è la Commissione, cosa fa e quali sono i commissari. Riprendendo diciamo le nostre slide, volevo farvi vedere perché diciamo è importante capire cos'è la Commissione Europea. E cosa fa? Beh, innanzitutto perché, come vi ho detto prima, la Commissione Europea cosa fa? Prepara il bilancio dell'Unione Europea, quindi il quadro finanziario parte, diciamo, dalla Commissione Europea. Sono infatti i commissari quelli che poi effettivamente gestiscono i programmi dell'Unione Europea. Quindi, anche i programmi che finanziano la cultura sono legati a uno o più commissari, come vi ho detto prima, visto che la Commissione europea, cioè la cultura è comunque un tema trasversale. E i commissari sono comunque 27, sono eletti, diciamo, rappresentano uno per ogni paese, quindi, e il compito, diciamo, più importante della Commissione europea è sicuramente quello di andare a preparare il bilancio preliminare. Quindi è la Commissione che comunque ha il quadro generale di quello che viene speso, quelle che sono le entrate, ma soprattutto quello che viene speso e su dove, diciamo, andare poi a
investire. E quindi è fondamentale andare, diciamo, a capire la commissione come lavora, soprattutto perché questo ci aiuta per capire esattamente il nostro programma, cioè il programma nel quale vogliamo appunto andare a presentare il nostro progetto abbia un senso oppure no. Il commissario è praticamente il rappresentante, tra virgolette, politico, no? Al di sotto, diciamo, del commissario chi c'è? Cioè, ci sono i funzionari, quindi, che gestiscono che cosa? Dei servizi. E questi servizi sono fondamentali per quanto ci riguarda, perché i servizi che sono praticamente strutturati all'interno di direzioni generali, sono quei servizi che poi gestiscono direttamente i programmi. Non preoccupatevi se non è molto chiaro, diciamo, quello che vi sto dicendo, perché vi sto dando tante informazioni, mi rendo conto, ma voglio che cominciate a capire di che cosa stiamo parlando, soprattutto in quale contesto ci stiamo muovendo. Dopodiché, ovviamente, su queste informazioni specifiche ci rientreremo prossimamente. Allora, vi dicevo che la Commissione europea quindi si muove tramite delle direzioni generali. Le direzioni generali sono importanti per quanto ci riguarda perché sono le direzioni generali che poi alla fine gestiscono che cosa? Gestiscono i nostri programmi che vanno a finanziare poi i nostri progetti, ovviamente. Queste sono le direzioni generali, ve le ho riportate tutte in una slide. Quello che ci interessa, ovviamente, è quello che riguarda l'ambito culturale. E le direzioni generali noi le raggiungiamo accedendovi tramite appunto il sito della Commissione europea. Per quanto riguarda la cultura non ha una direzione generale specifica, ma è all'interno praticamente di una direzione generale che si chiama EACE, cioè Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura, quindi inglobata all'interno di altre tematiche. Quindi, cliccando qui, entriamo dove? Entriamo appunto nella pagina che riguarda l'istruzione, gioventù, sport e cultura. Quindi, questa pagina ci fa vedere, quindi raccoglie e ci spiega la direzione generale di che cosa tratta. Quindi, questa direzione generale si occupa di queste tematiche: cultura e media, sport, istruzione, formazione e gioventù. E lo fa attraverso delle tematiche, cioè delle priorità politiche. Priorità politiche che poi vengono e diventano dei programmi specifici. Programmi che nel nostro caso, diciamo che il programma più consono a finanziare dei progetti che riguardano la cultura, poi bisogna vedere che tipologia di progetto vogliamo presentare, è Creative Europe, quindi Europa Creativa, che viene gestita appunto da questa direzione. Perché è importante andare a vedere le direzioni generali come sono organizzate e soprattutto come è strutturata la nostra direzione? Vedete che qui trovate direzione e organizzazione, perché quando si scrive un progetto sarebbe, diciamo, buona norma, una volta, diciamo, scritto in bozza, prendere contatto diretto con chi lavora all'interno di questa direzione generale, ancora prima ovviamente che venga pubblicato un bando all'interno del quale io posso presentare il mio progetto, perché se prendo contatti con il funzionario che lavora all'interno di questa direzione generale, ho la possibilità di illustrargli quelli che sono gli obiettivi, cioè che cosa sto scrivendo, che cosa mi piacerebbe fare. E quindi questo mi aiuta a capire se quello che ho scritto, quindi la bozza del mio progetto che ancora dovrà essere sviluppato, però intanto è una bozza vincente oppure no.
Ovviamente il funzionario, il dirigente, diciamo, della direzione generale non può riceverci se ci presentiamo quando il bando è già stato pubblicato. Quindi quello che non mi stancherò mai di dirvi in questi 10 moduli che passeremo insieme è iniziare a pensare, a programmare, diciamo, il nostro progetto. Perché più che aspettare la pubblicazione di quello che è il mio bando, quello che io devo fare è mettermi a pensare, partendo come vi ho fatto vedere prima, dal mio bilancio, cioè dal bilancio dell'Unione Europea e dal mio ovviamente di bilancio personale come associazione, come ente, e capire un attimo su quali, diciamo, cosa voglio scrivere, cosa voglio fare. Dopodiché, una volta che ho confezionato questa bozza di progetto, prendere contatti con il funzionario e vedere un attimo se questa mia idea possa essere supportata oppure no. E questo lo capiamo subito, nel momento in cui presentandolo al funzionario, questo ci dice sì, è un'idea vincente, in effetti la commissione ha intenzione appunto di riservare un tot di fondi a questo o quest'altro. Queste sono le direzioni, diciamo, generali e quindi, come vi ho detto prima, per accedere alle direzioni generali io entro, diciamo, dal sito dell'Unione Europea, quindi e vado praticamente a fare che cosa? Vado sul mio sito di Europa Creativa che si presenta praticamente così e questa vabbè è la piattaforma di Europa, anzi si presenta così, scusate, ho cliccato un'altra cosa. E all'interno del sito di Europa Creativa, intanto mi descrive che cos'è il programma, noi lo vedremo prossimamente nello specifico, e mi dice anche quali sono le azioni possibili all'interno di questo mio programma. E poi qui sotto trovate che cosa? Sia tutti gli aggiornamenti legati a questo programma che tutte le calls, gli inviti a presentare proposte. Quindi questi sono tutte le call che riguardano questo programma specifico. Quindi rifacciamo, cioè provo a riassumere cosa è importante fare. Quindi devo intanto capire all'interno, diciamo, del mio sito, quindi del sito dell'Unione Europea, quale direzione generale può inserirsi il mio programma, il mio progetto. Dopodiché, individuato la direzione generale, vado, diciamo, sul sito dell'Unione Europea, capisco come è organizzata questa direzione generale e inizio ad esplorare quello che è il sito del programma a cui penso sia collegabile il mio progetto. Dopodiché cosa faccio? All'interno, diciamo, di questo sito, del sito del mio programma, vado a vedere quelli che sono inviti a presentare proposte, inviti a presentare proposte specifiche e che riguardano in pratica il programma di riferimento. E qui avete praticamente una panoramica di quelle che sono le inviti a presentare proposte attualmente aperte, alcune sono chiuse, closed, questa, altre ovviamente sono aperte, tipo questa. Cosa sta facendo ora la commissione? Giusto due parole per farvi capire che la commissione sta già lavorando ovviamente su dei nuovi orientamenti politici e anche questo, insieme al discorso che vi ho fatto prima del bilancio, è importante comunque andare a leggere su che cosa si sta muovendo la commissione e che cosa intende, su che cosa diciamo intende puntare nel prossimo settennio, perché comunque la Commissione europea intanto ha un'agenda di lavoro annuale, ma quello che ci interessa invece è vedere l'orientamento politico
fino al 2024 della Commissione. E ovviamente, essendo i commissari dei rappresentanti politici e soprattutto la Presidente della Commissione europea, nel suo discorso, quando è stata eletta nel 2019, ha pubblicato degli orientamenti politici che riguardano appunto la Commissione e che mirano prima di tutto a preservare l'ambiente naturale, che è una delle tematiche sulle quali punta la Commissione da qui fino al 2024, dopodiché supportare comunque le piccole e medie imprese, quindi andare a finanziare quelle che sono appunto le piccole e medie imprese per far sì che l'economia venga rafforzata e andare a lavorare sull'aspetto, diciamo, digitale, quindi andare a sostenere quella che è anche la formazione a distanza. Queste sono tematiche che vi sto citando non per annoiarvi, ma per farvi capire che, essendo queste le priorità politiche della Commissione, il nostro progetto deve comunque vertere su quelle che sono gli orientamenti politici, ovviamente, della Commissione. Dopodiché la Commissione cosa vuole fare? Vuole lavorare di più per avvicinare i cittadini alle istituzioni e soprattutto andare a così, elaborare una sorta di stile di vita europeo. Questi orientamenti politici li troverete comunque nel quadro che vi dirò, che vi darò, che è allegato questo modulo, e che anche questo vi consiglio assolutamente di leggere. E poi un'altra, diciamo, tematica importante sulla quale vuole assolutamente puntare è quella di far sì che l'Europa diventi più forte nel mondo, quindi venga conosciuta e quindi si rafforzi la cooperazione con gli stati europei. Questo rafforzamento la Commissione lo vuole fare non soltanto verso l'esterno, ma anche verso l'interno, quindi lavorando di più facendo sentire i cittadini sempre più europei, ma anche, diciamo, dando uno slancio a quelle che sono le democrazie europee. Una volta, diciamo, visto quello che è, diciamo, il sito della Commissione europea, dell'Unione europea, vediamo un attimo quelle che sono un po' le fonti di informazione, perché quando io scrivo un progetto, devo sapere che cosa può supportare il mio progetto stesso. Abbiamo visto che prima di tutto è il bilancio quello che lo supporta, quindi dare comunque una lettura al bilancio annuale. In questo caso anche quello dei 7 anni, in modo tale da vedere gli orientamenti dell'Unione Europea nei prossimi 7 anni, è assolutamente indispensabile perché ci fa capire dove andare poi a puntare per scrivere un progetto. Dopodiché la seconda cosa è capire all'interno, diciamo, della Commissione Europea in quale ambito mi sto muovendo, quindi vale a dire in quale direzione generale mi interessa e mi interesserà poi andare a prendere contatti affinché appunto mi avvicini e possa far capire e comprendere quelli che sono i miei bisogni, le mie possibilità. Dopodiché, cos'è che ci interessa capire quando parliamo di Commissione di Unione Europea? È sicuramente andare a vedere quelli che sono i siti, diciamo, della Commissione, scusate, dell'Unione Europea che più mi interessano e che potrebbero appunto andare a sempre di più a finanziare quelli che sono i miei progetti. Questo è il sito ovviamente della Commissione, queste sono le 6 priorità della Commissione che vi ho citato prima e che poi appunto vi darò. E
Vi ho fatto vedere appunto quelli che sono, quello che è appunto il sito dell'agenzia, comunque dell'autorità che gestisce il programma che riguarda anche la cultura, che come vi ho detto prima è all'interno, non è una tematica a sé stante, ma è collegata all'educazione e ai media. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che uno, diciamo, dei siti importanti, cioè al di là del sito dell'Unione Europea sui quali andare a trovare fonti, è sicuramente quello dell'EACEA, perché dovete sapere che la Commissione Europea, oltre a muoversi per direzioni generali, in alcuni casi va a nominare delle agenzie che poi rispondono e lavorano in stretto contatto sia col commissario che con le direzioni generali e che poi gestiscono i vari programmi. Nel caso, diciamo, della cultura, questa autorità è l'EACEA, che vedete, infatti, questi sono i programmi che gestisce questa autorità di gestione del programma. E questo sito è interessante perché comunque contiene anche non soltanto, diciamo, i programmi che ancora è una fonte, diciamo, di informazione, che contiene sia i programmi che i bandi che vengono pubblicati, ma offre anche una panoramica di quelli che sono stati i risultati dei bandi precedenti. È possibile comunque andare a risalire ai finanziamenti che la Commissione ha sostenuto, cioè i progetti che la Commissione ha sostenuto, e farsi un'idea appunto di come sono stati finanziati e chi è stato finanziato. E per cui prima di scrivere un progetto è buona cosa comunque anche qui andare a consultare i progetti che sono stati finanziati. Cioè, vedete che qua vi dà praticamente un'idea di quelli che sono i risultati relativi ai finanziamenti. Questo vi aiuta anche, lo vedremo poi in seguito, a capire, è una fonte, diciamo, fondamentale, perché da qui, quindi andando a vedere quelli che sono stati i risultati, diciamo, dei progetti, si ha la possibilità anche di trovare dei partner. Andando a vedere i risultati dei progetti precedenti, io ho la possibilità di capire quelli che sono gli enti che hanno presentato tali progetti e quindi andare a contattarli direttamente. E questo ovviamente mi aiuta tantissimo, perché se io sto scrivendo un progetto specifico e trovo un progetto che è già stato finanziato e di un ente che appunto ha ricevuto finanziamenti e che ha trattato la mia materia, io posso prendere contatti con questo ente. Quindi è importante comunque avere appunto un'idea, una panoramica generale di quello che è stato, di quelli che sono stati i progetti finanziati. Il sito dell'Unione Europea, un'altra, diciamo, fonte importante è indubbiamente quella legata al sito dell'Eurlex, vale a dire la legislazione europea. Perché Eurlex è importante? Perché, e lo vedremo meglio nei prossimi moduli, i programmi europei vengono pubblicati all'interno di Eurlex, vengono pubblicati sia su Eurlex sia sul sito che vi ho fatto vedere prima della singola direzione generale o dell'autorità che gestisce il programma stesso. E in Eurlex ovviamente voi trovate tutto quello che ha a che vedere con la legislazione dell'Unione Europea. Ed è un'altra fonte fondamentale. Altre, diciamo, fonti fondamentali che vi aiutano, vi sostengono nella ricerca, diciamo, dei finanziamenti, è sicuramente la fonte legata ai siti, diciamo, dei risultati, come vi ho fatto vedere adesso, ma anche praticamente
ai siti dei partner search. Vi ho fatto una slide in cui vi ho riportato tutti i link dei principali siti su cui è possibile presentare la propria proposta progettuale per andare a individuare partner. Quindi vi ho detto prima che ci sono due possibilità, cioè o la prima cosa da fare è sicuramente quella di entrare nel sito della Commissione europea e andare a individuare quelli che sono stati i risultati dei progetti. Dopodiché da lì andare appunto a prendere contatto con il partner che ha finanziato. Altro sito importante che la Commissione mette a disposizione è questo, che come vi ho detto prima ho riportato comunque nelle slide con il link, e sono qui potete trovare, diciamo, progetti finanziati dall'Unione Europea andando con la ricerca avanzata e avendo chiaro, diciamo, qual è la tematica che vi state muovendo. Potete inserire una parola chiave e il database vi individua progetti che appunto hanno ricevuto finanziamento e anche l'ambito ovviamente adesso collegato. L'Italia, cioè ogni paese membro, in realtà non solo l'Italia, per quanto riguarda il programma Europa Creativa che finanzia progetti di natura culturale, ha un suo sito, che in italiano tra l'altro, che appunto racchiude vi presenta appunto cos'è il fondo, e soprattutto ha questa bella sezione che si chiama Ricerca Partner, da cui si può comodamente ricercare partner e andare a individuare, diciamo, partner specifici. Diciamo che questa tipologia di ricerca serve nel momento in cui io ho già individuato bene o male, oppure mi fa vedere, è un po' una vetrina in cui mi fa vedere anche dei partner che si stanno muovendo, stanno ricercando a loro volta altri partner per partecipare ad un progetto. Se invece io ancora non ho ben individuato l'ambito, è sempre meglio partire dal sito della Commissione europea, quindi andare all'interno di Creative Europe, entrare all'interno del sito di ECEA e andare da qui andare a individuare quelli che sono i progetti che sono stati finanziati. Questo è il database dei progetti finanziati, che vi ho fatto vedere prima, e qua nello specifico vedete che ci sono dei campi da compilare. Compilando questi campi mi aiuta questo database a individuare dei partner che potrebbero essere interessati a lavorare su questo progetto. Quindi di opportunità per trovare partner ce ne sono parecchie. Quindi questo è l'altro sito, quello in italiano, su cui possiamo andare a ricercare dei partner. E questo è un altro database, sempre dell'Unione Europea, che ha una vetrina sui partner che stanno cercando, altri partner europei che stanno individuando partner a loro volta, e a nostra volta, se noi conosciamo già un paese o comunque un partner su cui vogliamo indirizzarci, qui in questi campi è possibile appunto compilare la nostra richiesta che poi viene pubblicata. E infine un altro, diciamo, sito molto conosciuto, in Italia sicuramente lo conoscerete perché fa parte appunto della regione Emilia-Romagna, è il sito di Europa Facile. Anche il sito Europa Facile ha una rubrica che riguarda la ricerca dei partner che può aiutare. Allora, personalmente, come vi ho detto prima, io partirei sempre principalmente dal sito dell'Unione Europea. Quindi partirei dal sito del programma mio di riferimento, in questo caso appunto Europa Creativa, e andrei un po' a vedermi quelli che sono stati i risultati relativi ai bandi precedenti. Nel momento in cui io mi accingo a scrivere un progetto,
so che la tematica è quella, andrò praticamente all'interno della direzione generale di riferimento a vedere nelle call che si sono chiuse ovviamente per andare a vedere quelli che sono stati i progetti finanziati. E da lì comincerei a farmi un'idea di cosa ha finanziato negli anni precedenti la Commissione e chi ha ricevuto questi finanziamenti. Dopodiché mi muoverei parallelamente andando a compilare, andando su questi siti, compilando appunto questi database di Europa Creativa in italiano oppure direttamente, diciamo, sul sito dell'Unione Europea per individuare partner europei o anche sul sito di Europa Facile, perché no? Però lo farei, diciamo, successivamente. Ovviamente le pagine interne del sito dell'Unione Europea non sono tutte in italiano perché tradotte sono fondamentalmente spesso e volentieri soltanto i titoli. Quindi vi troverete, diciamo, all'interno del sito spesso e volentieri con titoli comunque scritti, diciamo, in italiano, poi cliccandoci sopra vi renderete conto che tutta l'altra parte, diciamo, è in inglese, perché comunque è la lingua ufficiale dell'Unione Europea. Per finire ho altre, diciamo, altre modalità per andare a individuare i miei partner, che sono, queste sono le slide con i link che vi ho citato prima, quindi i link che vi ho mostrato li trovate tutti qua raggruppati, che sono altre fonti, diciamo, legate ai social network. Io personalmente utilizzo molto LinkedIn, che è diventato un ottimo strumento di lavoro, e spesso e volentieri i partner sono stati individuati attraverso proprio questo strumento. Quindi, perché no? Cioè, il social si può assolutamente utilizzare. Ed è un'ulteriore fonte che può aiutarci e fare in modo appunto che si vada proprio a individuare quelli che sono i partner del mio progetto. E spesso e volentieri all'interno social network troviamo delle offerte di collaborazione, quindi è buona cosa comunque utilizzare LinkedIn quando vogliamo pubblicare una ricerca di partner, perché no, cioè, ci aiuta indubbiamente. Ok, per ora è tutto, ci vediamo con il secondo modulo, mi auguro di avervi un po' aiutato a comprendere, a muovervi tra le fonti dell'Unione Europea. Arrivederci a presto.